Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi, mamma mia, so che sono le 8 del mattino ragazzi, se siete a letto tenetevi alle sponde del letto, se siete sulla sedia tenetevi alle sponde della sedia perché in questo video ragazzi c'è il rischio ribaltamento. Allora ragazzi, oggi parleremo di alcuni file interessantissimi che sono stati recuperati, come ogni giorno, dai miei informatori. Il signor Fabione oggi ha fatto il criminale e ha recuperato roba inerente i regali e roba inerente Fortnite per Android. Allora ragazzi, io faccio una premessa. Ho fatto parecchi video già partendo da aprile riguardanti Fortnite su Android, sempre fiducioso che le date che pubblicavo erano quelle ufficiali. Purtroppo non si è mai rivelato così. Ovviamente non è che faccio le cose apposta, ragazzi, io trovo delle informazioni, ve le propongo. Vi ricordo di prendere sempre queste cose come leak, quindi come cose che sì, è vero, sono nel codice sorgente di Fortnite, ma non è detto che vengano ufficializzate. Quindi oggi, ragazzi, non avrò delle date, ma vi farò vedere delle cose. Partiamo subito, ragazzi, intanto con il dire che nella cartella dedicata Sgidin al letto di Xyuder, ma mi fai vedere sempre i codici. Ti faccio vedere i codici perché sono i codici quelli che ci interessano. Nella cartella dedicata su Fortnite ai regali, la cartella gifting, da ieri è apparsa questa riga di codice, ragazzi. Innanzitutto, lasciando questa riga di codice, sappiamo che Epic Games sta lavorando proprio in questi giorni ulteriormente a far funzionare l'opzione dei regali. Questa riga, ragazzi, noi andiamo a spezzarla in due faldoni. Se leggiamo nella parte alta c'è scritto alias name, se leggiamo nella parte in basso c'è scritto Epic Display Name. Questo vuol dire, ragazzi, che bisognerà probabilmente mettere proprio il nome sia del giocatore che il nome con cui si è registrato lo stesso giocatore nel profilo Epic Games per poter dar via al regalo dell'oggetto in questione. Voglio subito togliervi un dubbio perché sennò so che poi mi riempite il video con una carrellata di commenti che non finisce più. Non sappiamo ancora quali siano i regali che potremo fare ai nostri compagni. Ieri abbiamo scoperto che si potrà regalare probabilmente livelli del Battle Pass, o la stringa di codice di ieri era relativa al regalo che Epic Games farà a noi relativamente all'evento del 25 luglio. Non so se avete visto il video, andate a vederlo che è molto interessante. Dovrebbe esserci un evento super importante proprio il 25 luglio, che è il giorno in cui Epic Games è in cui Fortnite è stato reso pubblico. Quindi ragazzi, ancora un po' di pazienza per i regali, ancora qualche giorno che ci lavoriamo sopra e ovviamente vi diremo tutto quello che scopriamo. Ma adesso ragazzi, mi tengo. Questa ragazzi fa paura. Attenzione, vi faccio prima vedere una cosina. 3, 2, 1. A San Patafaia, guardalo qua. Guarda, adesso te lo ingrandisco. Prot. Questa ragazzi, questo è un'icona che è stato trovato, icona che è stata trovata nelle cartelle di Android per quello che riguarda, non so se ti ricordi, il bottone che c'è in alto della condivisione del link, cioè tu condividi il link del tuo profilo verso i giocatori.
da PC o da console. Questo invece, ragazzi, come andiamo a leggere in atto nella friend code, qua c'è una MUI share icons Android, ragazzi. Questa dovrebbe essere l'icona ufficiale di condivisione del nostro profilo Android. Quindi, ragazzi, è scritto nelle cartelle, non è che mi invento le cose, porca miseria. Non sappiamo bene in che campo verrà utilizzata questa icona. Sappiamo che, raga, Android è scritto nel codice sorgente. Queste sono cose trovate ieri, quindi cose inserite potenzialmente dalla mezzanotte 01 di ieri alle mezzanotte dell'altro ieri, e comunque di ieri, nel senso. Quindi, ragazzi, dopo questa immagine che vi fa vedere degli sviluppi su Android, ta-dan, guardalo qua, e tu dici, sempre le cartelle mi fai vedere, e lo so, questo, ragazzi, questo è sempre il codice sorgente di Fortnite, quindi sono tutte le cartelle, queste sono parti di cartelle dove ci sono dentro le variabili che fanno funzionare fisicamente Fortnite. Se noi andiamo a vedere nella sezione relativa friend code, quindi invito del nostro codice ai nostri amici, da ieri appare, ragazzi, la prima cartella che si chiama android.wasset. Allora, io vi posso dire che sono trapelate del, vedete, perché poi là sotto c'è iOS.wasset, quindi è la cartella proprio del dispositivo mobile. È stato detto, ragazzi, ormai ne hanno dato veramente di tutti i colori per quello che riguarda Android. Si pensava uscisse il 24 luglio, non sembra uscire il 24 luglio. Avevano detto che usciva il 12 luglio, non esce il 12 luglio. Io, ragazzi, credo che Epic Games ci stia un pochettino trollando per quello che riguarda la data di uscita ufficiale. Se devo essere sincero, o ce lo troviamo così da un giorno all'altro e rimaniamo a bocca aperta, o altrimenti come minimo metteranno un post su Twitter che indicherà, come hanno fatto quelli da Tencent per il loro Fortnite sul PC, disponibile appunto per tutti i China. Epic Games farà sicuramente così per quello che riguarda Fortnite su Android. Quello che sappiamo, ragazzi, è che oramai siamo veramente veramente vicini a un prossimo rilascio per l'ultimo dispositivo che è Android del nostro Fortnite. Ci auguriamo veramente tutti che sia una cosa breve, che sia una cosa, l'avevano detto, lo rilasciavano nell'estate, non possono continuare a farci aspettare. Io spero che arriverà prestissimo, anche perché con il cross platform al 100%, inserendo anche Android, sicuramente il gioco riprenderà una bella bella piega, e questo vuol dire più lavoro da parte di Epic Games per garantirci dei contenuti migliori. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, spero che le info vi abbiano veramente, wow, divertito un sacco e fatto stupire, quindi un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto, e mi raccomando, iscrivetevi in tantissimi al canale per trovare sempre notizie belle fresche, belle fresche. Noi ci vediamo in live, ciao!